Uno più uno fa due. È vero che la matematica non è un'opinione, è vero che ora le lunghezze di distanza del classe nei confronti della capolista sono solo due, ma il classe coglie nella domenica della matematica tre punti fondamentali contro il progresso, approfittando del pari imposto dal Serbia alla capolista savignanese. Prima del calcio d'inizio, il ricordo del compianto ex capitano della Fiorentina Davide Astori. L'inizio è dei padroni di casa, lancia a cercare Noschese che è lesto a girarsi in area di rigore, ma Albertazzi superlativo nella risposta. L'offensiva biancorossa prosegue, dall'agata domestica il pallone e cerca l'Eurogol della domenica, mira da dimenticare. Noschese invece è letale sulla fascia destra, attraversando al centro per l'incornata di Trovato che trova sulla propria strada Albertazzi. Siamo sempre sull'out di destra, Noschese riceve palla, traiettoria sporcata, quel tanto che basta di Giulio, con Albertazzi chiamato alla facile presa, ma il portiere rossoblu si supera qualche minuto più tardi. Punizione, manco a dirlo del solito Noschese, a cercare l'inserimento di testa di Caidi che colpisce il pallone, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Albertazzi a negare gloria personale all'avversario. Il gol sembra fatto quando questa volta sull'asse di sinistra Trovato viene lanciato a rete e l'uscita di Albertazzi è provvidenziale nel disturbare il centrocampista in maglia numero 8. Ma il preludio al gol, minuto 42, rimessa laterale, Caidi spizzica i palloni di testa per la corrente Noschese che dall'alto di sinistra trova il pertugio giusto che buca la porta ospite. Classe 1, progresso 0. Nella ripresa è attesa la risposta alla formazione di Vecchiati, punizione di Lodi a cercare Rossi, un rimpallo mette la sfera a metà strada tra Barone e Tedeschi, ma tra i due contendenti e il terzo a godere, alias il portiere Bovo. Classe che risponde alla rimessa laterale che attraversa la porta, ma Succi e Monaco mancano l'appuntamento con i gol. Altra rimessa laterale per i padroni di casa, Succi cerca nuovamente la deviazione vincente, ma il direttore di gara ravvede un fallo. Progresso che a questo punto tenta tutto per tutto, da calcio piazzato nasce il colpo di testa di Maiorano, Bovo ci mette i pugni respingendo corto, in qualche modo la retroguardia di casa allontana il pericolo. L'ingresso di Maiorano porta maggior verve, proprio dalla sua conclusione i rossoblu vorrebbero un calcio di rigore per un fallo di mano, non è dello stesso parere il direttore di gara. Continuano le recrimini ospiti quando Barone appoggia per Tedeschi, stoppato da un difensore in area di rigore. Anche in questo caso l'arbitro sorvola e decreta il termine della gara. Classe che vuole in paradiso, progresso al confine delle sabbie mobili di classifica.